I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti non a TICMILE ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo in investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori a TICMILE non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMILE, a meno che non sia stato specificato. Vertenza sul rischio, i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% o il 70% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TICMILE UK LTD e TICMILE Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questa sera non andremo a parlare di strategie, diciamo, operative, ma andremo a trattare un argomento molto importante, appunto la fiscalità applicata al trading. Con me ci sarà il dottor commercialista Giorgio Micheli di dichiarativo.com, che tra poco si presenterà e a cui andrò a porre delle domande, delle comuni domande che io stesso ricevo dai miei clienti. E quindi in quest'oretta cercheremo di capire e andare un po' a togliere qualche dubbio su un tema che comunque è sempre molto caldo. Prima di iniziare vi presento TICMILE, vedo che stanno entrando un po' di persone. TICMILE è un broker Forex non dealing desk, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity providers. Ha una regolamentazione FCA UK, quindi siamo sotto ESMA con fondi segregati, separati dalla società, assicurati fino a 85.000 sterline. La velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,1 secondo, garantita da 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero, con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono requote e potete utilizzare qualsiasi strategia riteniate più opportuna, come scalping, arbitraggio. Chi più ne ha ne metta, e non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Questa è un po' la mappa dei server di TICMILE, più importanti in Virginia, Londra e Tokyo, poi ci sono quelli di backup. Potete comparare in qualsiasi momento l'offerta spread e commissione di TICMILE rispetto ad altri broker dal sito esterno di MyFXBook. Noterete come per la maggior parte del tempo gli spread comprensive di commissioni siano tra le più basse rispetto ai maggiori competitor. Grazie a queste caratteristiche, per 3 anni di fila TICMILE è stata premiata nel 2018 come broker migliore per esecuzione, anche nel 2019 e nel 2020 come migliore esperienza di trading. Io ho finito la presentazione del broker, adesso cedo la parola a Giorgio. Buonasera, Giorgio. Buonasera, Giuseppe, buonasera a tutti. Ok, ci sono un po' di domande, già vedo in chat, però io ho preparato alcune delle domande più comuni. Dovreste leggere la prima domanda, giusto, se mi date conferma, perché dalla chat mi dite che non si vede il monitor. Mi confermate che leggete la prima domanda, che per la sua esperienza, quali sono i timori degli investitori? Ok, allora forse. Ok, Mirko, forse un problema nel tuo tablet. Perfetto. Ok, allora dicevo, quindi ho preparato una serie di domande che voi stessi più, diciamo, fate ogni giorno sia a me che comunque anche al supporto di TICMILE e chi meglio di un esperto del settore può rispondere un po' a queste domande. Allora, prima di iniziare io farei presentare il dottor commercialista Giorgio Micheli e poi entriamo nel vivo con questa prima domanda che già leggete. Sì, buonasera a tutti ancora. Innanzitutto vorrei ringraziare TICMILE di questa opportunità di potervi parlare della fiscalità, non perché sia un argomento interessante, anzi, però è un argomento importante. E quindi la sensibilità che ha TICMILE nel voler far sì che i propri clienti conoscano la fiscalità è importante perché? Perché la fiscalità ha la sua importanza
Nel senso che vale almeno per il 26% dei vostri guadagni, normalmente per il 26%. Se non mi comporto correttamente, rischio di incrementare questo 26% per effetto delle sanzioni. Quindi è importante parlare di fiscalità per sapere che cosa bisogna fare e che cosa, a che cosa si va incontro se non si effettuano le cose correttamente. Sono un dottore commercialista iscritto all'Albo di Piacenza. Mi sono affacciato al mondo del trading online sotto l'aspetto fiscale una decina d'anni fa e circa 8 anni fa abbiamo deciso di fondare Dichiarativo.com, prima con il mio studio, poi comunque con altri esperti del settore. Abbiamo creato la realtà Dichiarativo.com perché c'era questa necessità. Questa necessità di fiscalità del trading online, perché è una materia piuttosto sconosciuta anche ai miei colleghi. Le norme sulla fiscalità sono norme che partono dagli anni 70 e sono solo in sporadici casi sono state emanate o corrette nuove norme che ricomprendessero tutto ciò che è il mondo trading online. Per cui la normativa è complessa, non c'è un manuale di come fare, c'è interpretazione, tantissime interpretazioni e alla fine di queste interpretazioni si arriva a come dichiarare i proventi di attività di trading. Dichiarativo.com quindi si è specializzato negli anni e noi lavoriamo quasi tutti i conti di trading online. Ma basta fare pubblicità dichiarativo, magari parleremo più in fondo, quindi vediamo le domande che Giuseppe ha preparato. Perfetto, poi faccio vedere anche il sito. La prima domanda che vorrei farti è questa: per la tua esperienza, quali sono i timori degli investitori in ambito fiscale nel momento di dover pagare le tasse? Allora, come dicevo prima, la norma è complessa. Già normalmente noi italiani siamo un po' restii a voler capire fiscalità perché è piuttosto complessa. Il fatto che, come dicevo prima, la normativa è anteriore alla nascita del trading online, sì che sia ancora più complessa, per cui normativa complessa, ma soprattutto non conoscenza. La non conoscenza, quando noi non conosciamo qualcosa, partiamo con grossi timori e quindi spesso, e questo lo vedo nel comportamento dei trader, ci sono i trader che se ne fregano, dicono io faccio trading, poi affronterò il problema, in alcuni casi forse affronterò il problema, altri che invece sono talmente timorosi che addirittura preferiscono trovare soluzioni più semplici. Con le giuste conoscenze si fa tutto. Io ritengo che le giuste conoscenze bisogna, per avere le giuste conoscenze bisogna affidarsi agli esperti, perché se io ho un problema il medico mi rivolgo a un dottore, non vado in internet a cercare una soluzione che potrebbe essere tutta e contraria di tutto. Idem, tutte le cose specialistiche, le attività specialistiche necessitano di le giuste informazioni, per cui con le giuste informazioni si può si possono togliere tutti i timori che si hanno nei confronti della tassazione nell'ambito del trading. Perfetto. L'altra domanda è: poiché la maggior parte delle strutture finanziarie che si occupano di investimenti per gli investitori autonomi, quindi privati, sono straniere, quali sono i pericoli del possedere un conto estero? Dunque,
Il detenere un conto estero comporta due obblighi. Innanzitutto, che poi sono sono i due obblighi principali di chi detiene un conto trading. Uno, essendo un conto estero, il fisco vuole sapere tutti i beni che noi possediamo all'estero, la norma dice, suscettibili di produrre un reddito. Conto trading è suscettibile, vuol dire che è in grado di creare un reddito. Quindi il conto trading è uno di questi beni, per cui essendo all'estero, il fisco vuole che noi inseriamo in dichiarazione dei redditi il fatto che noi possediamo questo conto estero. Attenzione, il conto trading non è un conto corrente, ma è un conto deposito. Per cui, perché dico questo? Perché il conto corrente, se non si superano certe soglie, non è necessario inserire in dichiarazione dei redditi. Il conto deposito va sempre indicato in dichiarazione dei redditi. E questo è il primo obbligo, cioè obbligo, necessità, il fatto di ho un conto estero e quindi devo inserire in dichiarazione dei redditi. Poi cosa succede? Il broker estero, nel 99% dei casi, anzi, se il conto è all'estero, al 100% dei casi, il broker non è sostituto di imposta in Italia. Sostituto di imposta è colui che calcola le imposte, le trattiene e le versa allo Stato. Quindi, non essendo un sostituto di imposta, non si può scegliere il regime amministrato per un conto estero, ma solo il regime dichiarativo. E questo cosa comporta? Il principale problema, principale e ritengo l'unico problema, è che il titolare del conto deve fare lui i conti e inserire in dichiarazione dei redditi i risultati e pagare le imposte. Il regime amministrato invece ci pensa tutto il broker, effettua la ritenuta, quindi quando io incasso la plusvalenza mi detrae subito le imposte, quindi ipotizzando 100 di plusvalenza mi trattiene 26 di imposta e mi versa sul conto il 74 residuo tolto il 26 di imposta. E quindi io, titolare del conto, non devo fare nulla se non subire la tassazione. È importante, cioè io enfatizzo dicendo subire perché poi lo vedremo magari dopo perché ho sbirciato le domande che ha preparato Giuseppe, per cui ne parliamo dopo. Comunque, il conto estero ha questi due obblighi, ma non è più un problema perché? Perché ormai sono 5-6 anni che c'è stata la voluntary disclosure e quindi ha, diciamo, sdoganato tutti i conti all'estero. Ma perché prima chi deteneva un conto all'estero è perché voleva nascondere qualcosa al fisco. C'era anche prima l'obbligo di inserire in dichiarazione dei redditi, ma chi aveva esportato denaro illegalmente non lo andava in dichiarazione dei redditi. Oggi come oggi è normale avere rapporti, è normale, ma non è che è normale. È molto facile portare soldi all'estero perché io faccio un bonifico su un IBAN straniero e ho aperto un conto all'estero. Per cui con la globalizzazione e con la facilità di apertura di conti all'estero è molto facile avere un conto all'estero, per cui, e soprattutto dopo la voluntary disclosure che ha sdoganato tutti i conti, quelli detenuti legalmente, ormai non è più il detenere un conto all'estero non è più sintomo di evasore, no, è la normalità. Quindi, anche se fino a, ripeto, 5-6 anni fa l'Agenzia Entrate vedeva il detentore di conti all'estero con una certa attenzione, adesso hanno altro da fare, insomma. Non è più un problema avere un conto all'estero, è stato appunto sdoganato, insomma. Perfetto, io vedo che ci Sì, sono già. scusa, non ho risposto bene alla domanda, perché la domanda è quali sono i pericoli di possedere un conto all'estero. In questo momento nessuno. I pericoli sono se io non mi comporto correttamente, quindi se non ho dichiarato dichiarazione dei redditi.
perché le sanzioni sono piuttosto alte. Perfetto, in merito a questo io vedo già un po' di domande che poi già anticipano forse qualche altra successiva che ti farò. Attinente a questo c'è una domanda di Francesco che chiede, non so se adesso un po' te ne occupi anche tu dei residenti all'estero iscritti all'AIRE, ma ti chiede se un residente all'estero iscritto all'AIRE deve dichiarare qualcosa al fisco italiano. Allora, i conti si dichiarano, allora stiamo parlando di conti trading. I conti trading si dichiarano nel paese in cui si risiede. Un residente all'estero non ha l'obbligo di dichiarare in Italia i conti all'estero, anche perché sono già tantissimi quelli che lo segnalano, se poi dovessero ricevere anche informazioni di tutti i residenti, ex residenti italiani che sono andati all'estero, no, non è obbligatorio. Avrà degli altri obblighi, ma solo relativamente agli immobili, la detenzione di immobili, eventuali affitti, ma non ha, non ci sono obblighi relativamente al conto trading, dovrà dichiararli nel paese in cui risiede. Perfetto. Allora, le altre ve le lascio quando parleremo di differenza tra regime amministrato e dichiarativo. Allora, potremmo essere indagati dall'ufficio delle entrate in quanto possessore di un conto estero? Allora, come dicevo prima, sono stati sdoganati i conti, quindi non vengono fatti dei controlli mirati su chi ha un conto all'estero. Però, o meglio, non se uno l'ha dichiarato. I controlli vengono fatti se uno non ha dichiarato. Questo perché dal 2016 è completamente operativo lo scambio internazionale di informazioni. E come avviene questo scambio internazionale di informazioni? TICMIL, che è residente in Inghilterra, è obbligata dalla normativa inglese a segnalare al fisco inglese tutti i conti detenuti dai suoi clienti. Lo stesso avviene per tutti gli altri, ho parlato di TICMIL perché è il nostro ospite, però quindi TICMIL segnala il fisco inglese e il fisco inglese in base alla residenza e voi avete dovuto dare la proof of residency a TICMIL, quindi il fisco inglese segnala al fisco italiano tutti i conti detenuti all'estero da residenti italiani. Perché? Perché la stessa cosa fa il fisco italiano nei confronti del fisco inglese, perché tutti gli intermediari italiani, le banche italiane, segnalano al fisco italiano tutti i conti di noi italiani o residenti italiani. Infatti, il fisco italiano, quindi i conti degli stranieri, il fisco italiano passerà all'Inghilterra e agli altri paesi. I nostri conti, il fisco italiano sa che noi abbiamo un saldo e questa segnalazione è mensile, un saldo, quindi sa il nostro saldo su tutti i nostri conti a ogni fine mese. Per i conti stranieri non è un saldo mensile, ma è una situazione annuale. Quindi cosa succede? L'agenzia entrate queste informazioni come le utilizza? Per quanto riguarda i conti italiani è un altro problema, spesometro, redditometro e quant'altro. Per quanto riguarda i conti stranieri, va a verificare se sono stati inseriti correttamente in dichiarazione dei redditi. Se non si trova in dichiarazione dei redditi il conto estero, sono già 2 o 3 anni, sì, tempo vola, non 2 o 3 anni, che manda i cosiddetti lettere di compliance. Questa lettera di compliance è scritta, attenzione, sappiamo che tu detieni un conto all'estero e non ci risulta che tu l'abbia inserito correttamente in dichiarazione dei redditi. Per cui regolarizza la posizione, altrimenti ci pensiamo noi. E con questa lettera io, se regolarizzo, sistemo la posizione, posso accedere ancora alle sanzioni ridotte, meno ridotte che se lo facessi prima della lettera, però comunque sono ancora ridotte. E quindi posso sistemare la posizione. Se non la sistemo, allora arrivano loro e le sanzioni sono piene. Poi dopo magari più
più avanti E vediamo parliamo quali. anche di questo, visto che è una delle domande tipiche che vengono Quindi fatte. il problema è che agenzie entrate, non è che un problema. Sì, è un problema che nel senso, agenzie entrate ha l'informazione, poi la sta utilizzando, sicuramente la utilizza per i conti grandi, perché vi dico, nel 2016 io ho visto queste lettere che riguardavano conti da 180.000 euro, 125, 180 e 178. Ma l'anno successivo, e quindi secondo me il primo anno ha fatto, siccome erano tante queste lettere, ha dovuto mettere un'asticella sopra la quale mandava la lettera, sotto no. L'anno scorso ho visto una lettera di un conto che aveva 9.000 euro, per cui l'asticella l'hanno abbassata molto. Quindi stanno usando queste informazioni, anche perché queste informazioni portano maggior gettito per loro, perché è talmente facile contestare, perché hanno l'informazione, talmente facile contestare che diventerebbe quasi come un bancomat per loro andare a incassare tutti questi soldi. Per cui ritengo che sia assolutamente indispensabile regolarizzare le posizioni proprio per non incorrere nelle sanzioni minime, almeno quelle minime comunque che sono quasi certe di ricevere, insomma. Perfetto, e a questa domanda se ne collega un'altra di Giorgio che chiede, c'è differenza tra un conto di trading in paesi europei e uno extraeuropei? Allora, in linea di attività con i conti, allora, nei confronti di agenzie entrate, la differenza sta solo nei paesi blacklist. Per i paesi blacklist devo fare molta più attenzione perché le sanzioni si raddoppiano e aumentano anche i termini di prescrizione del potere accertatore da parte di agenzie entrate. Per quanto riguarda, quindi la tassazione è identica, non cambia da un paese all'altro, cambia il discorso di garanzie, perché cambia l'essere ESMA o essere non ESMA. Quindi i paesi ESMA generalmente c'è l'obbligo di garantire i conti fino almeno a 100.000 euro o 85.000 euro. Come TICMIL perché è inglese, 85.000 sterline perché è inglese, gli altri paesi non è detto che abbiano questo obbligo. Se andiamo sull'America, sì, ma altri paesi, soprattutto quelli un po' più esotici, no. Quindi bisogna fare attenzione a quale broker si sceglie. Chiaramente, se uso un broker conosciuto, rinomato, avrò meno problemi, però dei problemi ce l'avrò lo stesso, perché se succede che il broker fallisce perché è stato uno scollone di borsa e quindi è fallito, io pe potrei perdere tutto. Quindi questo però è un problema a monte. Nel momento in cui scelgo il broker, devo scegliere, devo fare una scelta non di pancia o perché me lo dice una pubblicità in internet. Devo fare una scelta ponderata, sia per evitare truffe, perché purtroppo ci sono tantissime truffe, finti broker, sia perché devo fare una valutazione sulla solvibilità del broker. Ho Perfetto. risposto sufficientemente? Sì, assolutamente. Poi ovviamente molti chiedono, vedo in chat che scrivono, hanno aperto conti con broker europei, ma ne hanno portati alle Bahamas per la leva alta. Sì, Chiedono però se... io mi chiedo perché hanno messo, perché ESMA ha fatto certe scelte, perché ha messo un limite e in questo TICMIL secondo me ha fatto bene a non creare delle strutture esterne a tutela, cioè queste regolamentazioni più strette sono state fatte per tutelare contro in questo caso non è contribuente, scusate, è il
Perché più ho la leva alta, più ho in mano una macchina con una cilindrata molto alta. E se io non sono un buon guidatore, mi schianto subito e quindi butto via il mio capitale. Se invece ho una leva più bassa, inizio con una cilindrata più bassa della mia macchina. Scusate Ah, ma molto, molto chiaro. ma è molto. In termini di fiscalità, portarlo alle Bahamas Non cambia nulla. non cambia nulla. Ok, quello è importante. Era per rispondere un po' alle domande, poi ognuno fa le sue scelte in base anche alla solidità del broker e al Mi proprio tipo. dispiace aver divagato dalla fiscalità, ma io No, no, hai fatto purtroppo benissimo vedo, perché. è la realtà che tocco tutti i giorni, insomma, con i conti. Assolutamente. È difficile stare dietro un po' a tutte le domande che state facendo perché capisco che i dubbi sono tanti. Allora, sempre su questo conto estero, c'è un minimo su cui si può non dichiarare o va sempre dichiarato il conto di trading? Hai risposto prima che va sempre dichiarato, però anche se Esatto. hai 100 euro sul conto andrebbe dichiarato. Esatto. Perfetto. Allora. Cosa bisogna fare per essere degli investitori privati che possiedono un conto di investimento all'estero e che si comportano correttamente con il fisco? Sono le due regole che ho detto prima. Uno, ho l'obbligo di dichiarare i redditi. Prodotti, i redditi, non, e due, l'obbligo di segnalare i beni detenuti all'estero. Perché parlo di redditi? Perché se io produco una minusvalenza, non sono obbligato a dichiararla. Però cosa succede? Se io non la dichiaro, la perdo. Come si tratta di minusvalenza? Allora, se ho una plusvalenza, ci pago su normalmente il 26%. E finisce lì. Ma se ho invece una minusvalenza e chiudo l'anno con una minusvalenza, questa minusvalenza me la posso portare in detrazione delle plusvalenze degli anni successivi fino al quarto anno successivo, a condizione però che io nell'anno in cui si è formata e in tutti gli anni intermedi, tanto che non la utilizzo, l'abbia inserita in dichiarazione dei redditi. Per cui anche chi dice, ah, io ho perso tutto, cioè ho perso tutto, ho perso, scusate, ho perso tutto, ho perso e quindi non dichiaro, ha un costo questa decisione. Perché? Perché nei prossimi anni io non mi potrò detrarre queste minusvalenze. E se io continuo a fare trading è perché ho intenzione di fare trading. Quindi nei prossimi anni, quando avrò delle plusvalenze, pagherò le tasse su tutto senza potermi detrarre le minusvalenze. Quindi il costo di non dichiarare le minusvalenze è il 26% di tasse che dovrò pagare in più i prossimi anni su quelle minusvalenze che non ho dichiarato. E Perfetto, quindi. hai risposto. Con questa hai risposto a due domande di fila di Veronica e Pietro che dicevano: ma se io perdo sempre, oppure se ho perso un intero anno, perché devo fare la dichiarazione? Quindi hai già risposto. E poi te ne faccio un'altra di Vincenzo che si collega a questo. Se per errore ho sbagliato ad indicare le somme, le sanzioni, comunque come si calcolano, e se in un anno non ho avuto guadagni ma solo perdite, devo inserirlo comunque nella dichiarazione dei redditi. Hai un po' già risposto, e quindi questo un po'. Le sanzioni le vediamo dopo quando le affrontiamo insieme, magari. Ok, c'era un'altra che forse era più attinente, ma l'ho persa. Beh, al massimo, poi, visto che sono tante domande, se non riesce a dirle tutte, ci contattano via mail. Assolutamente, assolutamente. È un periodo molto caldo per cui i tempi di reazione sono un po' lunghi, però. Tendenzialmente rispondiamo a tutto. Perfetto, allora, quindi Salvo possiamo. che non siano domande proprio che comportino una consulenza, quindi lì allora no, nel senso, se sono domande generiche, nessun problema, se è una consulenza specifica, un caso concreto, allora lì chiediamo una consulenza a pagamento.
Ok, una domanda che veniva fatta in regime amministrato, però poi te la faccio dopo. Passiamo all'altra. Quali sono le imposte previste per un investitore? Un po' già anche l'anticipato qui del 26%, ma se ci sono altre da inserire. Allora, mostrare una slide, così ho lo Sì, ti schema. condivido il monitor, così. Dovresti adesso avere la possibilità di condividere il tuo monitor. Sì, mostro schermo. Guardo quello giusto. Ecco. Vedete lo schermo intero? Sì. Allora, qui abbiamo riassunto le principali fonti di reddito, oggetto di tassazione. Poi vediamo il caso specifico su TICMIL. Comunque, allora, vedete anche dei diversi colori. Servono appunto per distinguere tra di loro. Quindi interessi, dividendi e plusvalenze da ETF armonizzati sono tutti redditi di capitale e vanno a imposta sostitutiva al 26%. Un'imposta sostitutiva vuol dire che se io ho guadagnato 100, non si somma ai miei altri redditi, ma subisce una tassazione sostitutiva appunto del 26% normalmente. Quindi 100 è stato il mio reddito, 26 l'imposta, verso 26 e quindi non posso compensare con null'altro, ho tassazione diciamo secca, sostitutivo vuol dire secca. Abbiamo inserito anche gli ETF armonizzati perché però non mi soffermerò molto. Per l'ETF è importante solamente sapere che c'è una distinzione tra ETF armonizzati e non armonizzati. Sono quelli, gli non armonizzati sono quelli che non hanno un CID, quindi non sono tradati in Europa, diciamo, generalmente. E bisogna fare una distinzione tra plusvalenze e minusvalenze. Le plusvalenze da ETF sono redditi di capitali che, se sono plusvalenze da ETF armonizzate, vanno ad imposta sostitutiva, se invece sono non armonizzate, vanno a tassazione ordinaria. Quindi si sommano agli altri miei redditi e per cui se io ho un reddito da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, sommandosi, di fatto vado a tassazione su aliquota marginale. Questo tipo di tassazione ordinaria è possibile sceglierla in dichiarazione anche per gli ETF armonizzati e anche per gli interessi. Per i dividendi mai, è sempre reddito post-deduttivo al 26%. Ma soprattutto nel caso degli ETF, la grossa distinzione è che plusvalenze sono redditi capitali o imposta sostitutiva ordinaria, le minusvalenze sono un altro tipo di reddito, sono redditi diversi, che quindi non si possono compensare tra di loro. Quindi se io ipoteticamente avessi un portafoglio di soli ETF, quando chiudo una posizione in plus vengo tassato come reddito di capitale, quando ho una posizione in minus è un reddito diverso e quindi tra di loro non si parlano. Non, quindi non si pagano, quindi non si compensano. Posso compensarli però con i redditi diversi, quindi le plusvalenze da azioni, future, opzioni, CFD e la plusvalenza da valuta. Questi redditi posso sempre compensarli con tutte queste tipologie di redditi diversi. Dividendi negativi quando io sono short su un titolo e il titolo paga dividendi, quindi io devo rimborsare i dividendi. Le minusvalenze da ETF le abbiamo viste, minusvalenze da azioni, future, opzioni, CFD e
i costi detraibili, che sono delle minusvalenze, e poi l'utilizzo di valuta che mi genera plusvalenza o minusvalenza. Nel trading sono detraibili solo i costi, nel trading, attenzione, al regime amministrato e regime dichiarativo, sono detraibili solo i costi riferibili al singolo trade. I costi generali, quindi, che ne so, se ci fossero dei costi di utilizzo della piattaforma, dei costi di gestione della piattaforma, dei dati, quant'altro, non sono costi detraibili. Una particolarità dei conti CFD come Tickmill sono i short fees. I short fees sono delle differenze di tassi di interesse che vengono pagati al broker o si ricevono dal broker in base se la posizione va overnight e se è long e short. Sono a tutti gli effetti degli interessi, per cui gli interessi attivi sono redditi capitale, tassazione 26%, gli interessi passivi non sono mai detraibili, proprio perché la norma espressamente vieta la possibilità di detrarsi gli interessi passivi. Quindi bisogna fare attenzione se questo valore incide oppure no. Quindi questi sono i principali redditi che io posso conseguire con un conto trading. Sulla valuta estera, perché abbiamo messo un asterisco? Perché la valuta estera, il calcolo deve essere effettuato solo se si superano 51.645,89, è scritto qua in basso il numerino, di giacenza in valuta. Attenzione, valuta estera vuol dire io ho un conto multivaluta su cui ho dollari, o potrebbe essere anche un conto solo in dollari o solo in sterline. Se io quindi detengo valuta, i CFD Forex, quello che intendiamo noi, non è valuta, è uno strumento finanziario, perché il Forex inteso italianamente, cioè come lo teniamo noi italiani, il Forex è comunque CFD, strumento finanziario. Il Forex inteso nel mondo anglosassone è valuta fisica, quindi detenere valuta. Quindi se io detengo più di 51.645,69 devo effettuare il calcolo della plusvalenza e minusvalenza. Questo perché? Perché la valuta è sempre in regime dichiarativo, attenzione, anche se io ho un conto in regime amministrato, ma ad esempio mi viene in mente adesso Fineco, posso avere un sottostante come un conto multicurrency, ma ce ne sono tanti, così adesso mi spiace aver citato Fineco, ma ce ne sono tanti. Quindi se io ho della valuta sul conto e supero questa soglia, devo fare il calcolo, ed è sempre in regime dichiarativo, anche se il conto principale dove faccio trading è in regime amministrato. E attenzione, la verifica del 51.645 devo farla su tutti i conti che io posseggo, non sul singolo conto. Non è che se io ho tre conti da 25.000 di controvalore non devo fare, no, 25 per 3 fa 75, supero, devo fare il calcolo. E attenzione, un'altra cosa, l'agenzia entrate ha paragonato le criptovalute a valuta, per cui quando io faccio la verifica devo comprendere non solo le valute fiat, diciamo, ma anche le criptovalute, per cui controllo su tutte i miei conti in valuta. Questo è anche la conseguenza, perché inizialmente tutti dicevano le criptovalute sono esentasse. Erano esentasse perché? Perché se io non superavo i 51.645 di valuta, non ero obbligato a dichiarare la plusvalenza e la minusvalenza. Per cui, ormai non ero, non sono ancora obbligato a dichiarare la plusvalenza, ma il controllo deve essere fatto su tutti i conti, non che se io ho Coinbase 20.000
sì, un controvalore di 20.000 euro, 30.000 da un'altra parte e altro ancora, non devo farlo, no, devo comunque fare il controllo. Quindi non è vero che le criptovalute sono esentasse se io detengo valute inferiori a 51.000 euro su tutti i miei conti. Perfetto, io direi adesso di lasciarti comunque la condivisione del Volevo mod. far capire come, un attimo come funzionava il discorso delle plusvalenze, quelle che qui abbiamo realizzato in giallo. Queste rientrano Quindi, nel regime amministrativo dichiarativo, nella differenza? Oppure? Perché la sì. successiva domanda è quella un po' più, quella che fanno spesso, qual è la differenza tra il regime dichiarativo amministrato? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'uno rispetto all'altro? Magari se colleghi poi a questo, così rispondiamo. Allora andiamo a una slide migliore. Eccola qui. Allora, questa è una slide che riassume le varie differenze tra regime amministrato e dichiarativo. Quindi, quando io ho un conto trading, posso scegliere regime amministrato, regime dichiarativo, poi c'è anche il regime gestito, ma lì sono patrimonio di un certo spessore, diciamo, dove io do i soldi al gestore, fa lui tutte le operazioni, io non mi occupo di nulla e quindi ha un'altra, segue un altro regime ulteriore. Ma per noi, diciamo, privati, i regimi possibili sono il regime amministrato e il regime dichiarativo. Però, come dicevo prima, quando abbiamo parlato inizialmente dei conti esteri, il regime amministrato può essere proposto, lo vediamo poi dopo. Allora, la principale differenza sta nel fatto che col regime amministrato il calcolo delle imposte è il broker a fare il calcolo, quindi conseguo 100 di reddito, mi detrae l'imposta, il 26%. E quindi mi dà disponibile sul conto la differenza 74. Nel regime dichiarativo invece è il titolare del conto che deve fare il conteggio e quindi quando chiude l'operazione ha una plusvalenza di 100, sul conto gli finiscono 100 senza nessuna detrazione, proprio perché il broker non interviene in nulla. Quindi se per siccome deve essere sostituto di imposta, perché nel regime amministrato il broker per poter trattenere le imposte non lo fa un broker estero, quindi non posso accedere a conti esteri, mentre invece è di default per il regime dichiarativo, è solo regime dichiarativo. Sui conti italiani, se qui c'è scritto di default, regime amministrato, non è così, il default sarebbe regime dichiarativo, però quando io vado in banca a aprire un conto, un dossier titoli, un conto titoli, automaticamente loro mi propongono un regime amministrato, perché nel 90% dei casi gli italiani, un po' per pigrizia, un po' per non conoscenza dei vantaggi del regime dichiarativo, scelgono l'amministrato, per cui le banche di fatto l'hanno trasformato in un default, ma è comunque un'opzione che io devo fare quando apro il conto. Sì, sono invertite di fatto sì, però o meglio, la normativa sono invertite le due posizioni, ma di fatto sono così, perché io quando vado in banca e voglio aprire un conto italiano nel regime dichiarativo devo dirlo, altrimenti questo automaticamente me lo apre amministrato. Cosa succede se io posseggo più conti? Se posseggo più conti in regime amministrato, se io, ipoteticamente posseggo due conti, in regime amministrato tutto ciò che avviene in un conto, immaginate, io di solito lo rappresento come una scatola chiusa, tutto ciò che avviene dentro la scatola, e ogni conto è una scatola chiusa, tutto ciò che avviene in quella scatola rimane confinato in quella scatola, quindi non posso dialogare con altre scatole. Nel regime dichiarativo invece ho 1, 2, 10, 100 conti, tutto ciò che
avviene in queste scatole, poi tanto confluisce tutto in dichiarazione dei redditi e qui tra di loro i risultati di un conto si compensano nell'altro. Se ipoteticamente ho un conto dove ho guadagnato e in cui uno ho perso, qua entrambi finiscono in dichiarazione e si compensano le due posizioni. Qua invece, in agire amministrato, sul conto dove ho guadagnato, io subirò la tassazione del 26%. Sul conto dove non ho guadagnato, ho prodotto una minusvalenza, la minusvalenza rimarrà lì dentro fin tanto che io non produrrò una plusvalenza in quel conto. Quindi cosa succede? Alla fine, da una parte ho subito tassazione e nell'altra invece ho delle minusvalenze lì che attendono che io produco una plusvalenza. In questo caso il regime dichiarativo, siccome confluisce tutto in dichiarazione dei redditi, è molto più efficiente perché appunto se ho strategie diverse, se ho conti con strumenti diversi, perché magari un conto è più performante rispetto all'altro, i risultati li posso compensare. E, in più, cosa succede? Proprio perché è una scatola chiusa, il conto amministrato, io non posso farci entrare altri risultati. Quindi non posso sicuramente farci entrare plusvalenze. In alcuni casi, alcuni broker accettano di inserire delle certificazioni di minusvalenze, ma sono pochi i broker che lo fanno. Regime dichiarativo, invece, cosa succede? Se io ho delle minusvalenze derivanti da un conto amministrato o da un altro conto, io finisce tutto in dichiarazione e per cui lì compenso, come se fosse un unico scatolone che finisce in dichiarazione e lì tutto va insieme. E cosa succede? Nel regime dichiarativo posso inserire anche delle minusvalenze derivanti dal regime amministrato. Ma quando è? E quindi cosa vuol dire? Che le estraggo da quella scatola chiusa le minusvalenze. Ma quando lo posso fare? Lo posso fare solo in due casi. O quando chiudo il conto in regime amministrato, oppure quando lo trasformo in regime dichiarativo. E cosa succede? Il broker, entro 2 o 3 mesi da questo evento, mi rilascia una certificazione dove mi dice che il conto in regime amministrato ha prodotto queste minusvalenze, per cui queste minusvalenze posso inserirle o in un altro conto, se trovo un conto amministrato, se trovo un broker che me le accetta, oppure le posso utilizzare in dichiarazione dei redditi. Ma attenzione, e qui subentra qui è importante il passaggio successivo, l'arco temporale della tassazione. Poi ritorniamo sul discorso di minusvalenze. La tassazione nel regime amministrato è trade per trade, quindi io oggi chiudo una plusvalenza di 100, oggi il broker mi trattiene il 26%, quindi avrò disponibile sul conto 74. Regime dichiarativo e quindi domani faccio un'altra plusvalenza, domani mi trattengono ancora 26, così tutto l'arco dell'anno. Se invece domani produco una minusvalenza, la minusvalenza rimane lì latente fin tanto che io non produco una nuova plusvalenza. Regime dichiarativo invece, io faccio tutte le operazioni nell'anno solare, alla fine dell'anno tiro la somma plusvalenze meno minusvalenze totale e lo vado a mettere in dichiarazione dei redditi. Quindi, vado a mettere in dichiarazione dei redditi e pagherò le imposte non giorno per giorno come nel regime amministrato, ma entro il 30 giugno dell'anno successivo. Quindi, di fatto, io i 100, se oggi conseguo 100 sul mio conto di qua, oggi ho 76 disponibili. In regime dichiarativo, invece, i 100 oggi io li andrò a pagare, siccome siamo nel 2020, li andrò a pagare il 30 giugno del 2021. Di fatto li tengo in mano un anno in più. E questo capite bene che mi dà maggiore liquidità per fare attività di trading,
effetto compound, eccetera, eccetera. È stato Quindi, poi Marcellino che faceva proprio questa domanda e l'ha spiegato: nel regime amministrato si viene tassati subito ad ogni operazione, mentre qui nel dichiarativo la vai praticamente a fare a fine anno, devo nell'anno. prendere in considerazione tutte le operazioni dell'anno e poi le vado a pagare le imposte al 30 giugno dell'anno dopo, quindi altri 6 mesi dopo. Posso andare anche al 31 luglio con un'altra maggiorazione, poi posso anche pagare oltre, ma lì andiamo a anche non solo degli interessi, ma anche delle sanzioni, ma normalmente 30 giugno. E proprio perché quindi l'arco temporale di riferimento del regime amministrato è trade per trade. L'arco temporale del regime dichiarativo è anno solare. E quindi cosa succede? Se prima, quando prima chiudevo il conto, per avere le minusvalenze dal regime amministrato, per estrarre le minusvalenze da un conto nel regime amministrato, ho le due possibilità, chiudo il conto oppure lo trasformo. Siccome l'arco temporale è proprio quello dei due regimi, il più lungo è anno solare, la trasformazione avviene dal 1 gennaio dell'anno successivo. Quindi, se oggi io decido di cambiare dal regime dichiarativo dal regime amministrato al regime dichiarativo, mando la comunicazione al broker, ma questa trasformazione avverrà dal 1 gennaio 2021. Al contrario, se io sono stufo del regime dichiarativo, voglio passare al regime amministrato. Oggi mando la convenzione nel broker, continuo il regime dichiarativo fino al 31-12, poi dal 1 gennaio 2021 sarò nel regime amministrato. Quindi, se chiudo il conto oggi, perché voglio la certificazione di minusvalenze, entro un paio di mesi il broker me lo dà, io potrei già utilizzarlo in questa dichiarazione rete. Ma se io lo trasformo, il broker questa certificazione me la dà entro un paio di mesi della trasformazione, quindi vuol dire che me lo dà gennaio, febbraio dell'anno prossimo, per cui potrò utilizzarla solo dalla dichiarazione dei redditi che andrò a presentare nel 2021 riferita al 2020. Il punto successivo l'abbiamo di fatto già trattato, pagamento di imposte con il broker è immediato, oggi conseguo la plusvalenza, oggi mi trattengono le imposte, col regime dichiarativo vado a pagare le imposte 30 giugno dell'anno successivo. Il regime amministrato, abbiamo detto, ci pensa tutto il broker, mi trattiene le imposte e ci pensa il broker a comunicare al fisco che io ho prodotto delle operazioni che hanno generato plusvalenze o minusvalenze. Non mette il totale, comunica tutte le operazioni al fisco. Se, chi ha il cassetto fiscale può andare a vedere tutte le operazioni comunicate. Sfido l'agenzia entrate a capirci qualcosa loro perché senza uno statement, senza uno stato conto preciso dei broker, già facciamo fatica noi titolari del conto, figuriamoci il fisco. Nel regime dichiarativo invece qui c'è la nota dolente, come devo fare il calcolo delle imposte, così devo anche presentare la dichiarazione rete. Quindi questa è la nota dolente, però non è proprio così dolente perché? Perché io posso, se inizialmente vi ho detto che con il regime amministrato io subisco la tassazione, ci pensa il broker, mi trattiene subito il 26, per cui alla fine io l'unica cosa che posso fare è che se ho deciso di chiudere due posizioni mi e una è plusvalente, l'altra è minusvalente, mi converrà chiudere prima quella minusvalente e poi così genero una minusvalenza che rimane lì, poi chiudo la plusvalente e mi compenso la minusvalenza. Se io faccio il contrario, chiudo prima la plusvalente, mi tassano il 26 sull'intero e poi ho lì una minusvalenza che sta lì ad aspettare. Attenzione, ecco, una cosa che purtroppo mi sono dimenticato di dire già prima quando abbiamo parlato delle imposte. Le imposte si pagano solo su quanto effettivamente accidenti,
non incassato, realizzato. Quindi, se io ho delle posizioni aperte, fin tanto che da una posizione aperta e non realizzo più esvalenza o meno esvalente, non è oggetto di tassazione. Ecco, ciò che invece avviene nel regime gestito. Io vengo tassato ogni anno su tutto il valore del mio patrimonio, che io l'abbia realizzato o non l'abbia realizzato. E questo è ancora più negativo rispetto al fatto di subire la tassazione immediata. Quindi realizzo una plusvalenza, regime amministrato, vengo tassato subito. Realizzo una plusvalenza, regime dichiarativo, le somma tutte le altre plusvalenze e minusvalenze dell'anno, chiaramente stiamo parlando di plusvalenze, quelle che prima erano in giallo, cioè redditi diversi, per cui il risultato netto va a tassazione. Abbiamo già parlato prima delle valute e criptovalute che sono sempre in regime dichiarativo, per cui sono sempre di qua, anche se sono un conto amministrato. Perfetto, allora. Questa è una rappresentazione grafica di tutto quello che ho detto, le scatole chiuse che tra di loro non si parlano. Era una delle domande successive, perché però già ne hai già parlato, visto che ce ne sono diversi, magari su questa andrei un po' più veloce perché già l'hai spiegato. La domanda era: in regime amministrato, se ho due conti con minusvalenze e l'altro con plusvalenze, non le posso compensare. Quindi in questo caso. È questo caso. Non si parlano tra di loro, per cui ciò che avviene qua dentro viene tassato qua, ciò che avviene qua dentro tassato qua. Qui sui 3.000 vengono tassati al 26%, qui i 2.500 rimangono lì, fin tanto che qui dentro non producono una plusvalenza. E poi Qua c'era invece finiscono tutti in dichiarazione di redditi, per cui 3.000 più 2.500, poi posso anche detrarmi eventuali minusvalenze di conti che ho chiuso, eccetera, eccetera. Quindi vado qua. Che abbiamo estremizzato, zero imposte, comunque se non ci fosse questo pagherai su 3.000 meno 2.500, pagherai su 500, mentre invece qua pago su 3.000. perfetto. La domanda è risposta anche a chi chiedeva: per chi ha solo reinvestito senza aver mai prelevato soldi, deve pagare tasse o solo sul prelievo? Quindi hai detto che sulla posizione aperta non viene calcolata, però se sul realizzato, in quel caso se si è in amministrato, si viene tassati subito, altrimenti comunque poi va dichiarato nel dichiarativo a Sì, fine anno. purtroppo è un luogo comune. C'è un luogo comune beh, due luoghi comuni, abbiamo già sfatato quello che conto estero deve essere sempre inserito in dichiarazione dei redditi. Molti confondono le soglie del conto corrente, che in alcuni casi può essere non dichiarato, con le soglie da conto deposito che deve essere sempre dichiarato. L'altro luogo comune è il fatto che io molti dicono: finché io non prelevo i soldi dal conto, non sono tassato. No, io sono tassato su tutto ciò che ho realizzato. Che io li lascio all'estero, che io li porto in Italia, non interessa. Se io ho chiuso una posizione, che fosse long o short, non mi interessa. Io ho chiuso una posizione, ho realizzato o una plus o una minus. E in quel momento in cui io la chiudo, diventa materia imponibile. O comunque materia fiscale, perché se è una misurazione è comunque materia fiscale. Perfetto, allora poi c'era un'altra domanda che però abbiamo risposto all'inizio, che è: chi ha un conto reale piccolo comunque deve fare sempre la dichiarazione, mentre a livello di. Scusa Giuseppe, riallacciandomi a questo prima volevo dire una cosa che mi sono dimenticato. Quando ho detto che la minusvalenza posso anche non dichiararla, ma le conseguenze sono che la perdo. Però io dico, se faccio trading è perché ho prospettive di guadagnare in futuro, ma soprattutto se è un conto all'estero, io già sono obbligato a dichiararlo, per cui mi costa poco di più inserire anche la minusvalenza e quindi avere la possibilità di trarne negli altri, poco di più nel senso di termini di tempo. Inserisco anche le misurenze, per cui me la potrò detrarre nelle successive, se no rinuncio già da subito il 26% di quella misurenza. E se rinuncio già da subito, vuol dire che o sono
uno scommettitore, non sono un trader. Quindi non me ne frega niente, mi piace solamente fare trading, che guadagni, quello che non guadagni, non mi interessa niente. O se no, o se no, butto via dei soldi, insomma. Esatto. A livello di regolamentazione, cioè comunque di conto italiano e conto europeo, la tassazione è sempre la stessa, giusto, del 26%. Ci Esatto. sono altri costi? No, la tassazione è identica. Cambia, appunto, cambiano le sanzioni se sono in un paese blacklist. Perfetto. Se non ho altri redditi da dichiarare, faccio trading con un conto extraeuropeo, comunque europeo, quali rischi corro se non dichiaro il conto? Questo un po' si collega, magari la facciamo Alle entrare. sanzioni. Quali sono le sanzioni per omessa o mancata dichiarazione delle plusvalenze, o minusvalenze? Allora, andiamo a vedere. Si è bloccato. Ok. Andiamo Seconda a vedere. la registrazione, sì, questa poi ve la giro via email agli iscritti domani, credo. Ok. Qui, questi sono i due obblighi di cui ho parlato prima, cioè dichiarare i redditi e obbligo di monitoraggio fiscale, se è conto all'estero. Quindi questi sono i due obblighi e ognuno di questi due obblighi ha una sanzione di riferimento. Quindi se non si dichiarano i redditi, la dichiarazione è infedele e quindi io presento una dichiarazione o non presento una dichiarazione. Senza dichiararli tutti o in modo sbagliato, ho una sanzione fissa di 250 euro, proprio perché la dichiarazione è infedele. Chiaramente, se io viene fatta una valutazione dell'entità dell'errore, se è un errore veramente di calcolo, non dovrebbero dare. Chiaramente poi bisogna anche vedere quanto influisce questo errore, se influisce per qualche migliaia di euro, sicuramente la danno questa sanzione. Ma il problema maggiore è che se ho un errore che influisce per qualche migliaia di euro, sicuramente ho dei redditi molto alti e quindi ho una sanzione che va dal 90 al 180% delle imposte non pagate. In più, essendo redditi prodotti all'estero, ho un'ulteriore maggiorazione di un terzo. Considerando che normalmente viene data sanzione minima, quindi il 90%, salvo che in caso di accertamento io continui a nascondere i redditi o cerchi di trafugare, comunque, allora mi danno 180. Comunque, sanzione minima 90%, maggiorata un terzo, vuol dire che andiamo al 120%. Cioè, il 120% di che cosa? Delle imposte evase. Quindi l'imposta è normalmente il 26%. Tutti i redditi che abbiamo visto prima erano tutti il 26%. Ho una tassazione salvo la tassazione ordinaria che va secondo le aliquote del mio scaglione di appartenenza e ho il 12,5% quando ho titoli di Stato o cedere su titoli di Stato o similari. Quindi, ipotizzando di essere al 26%, che nella maggior parte dei casi, ho il 120% di quel 26%. Quindi, devo pagare le imposte il 26%, più il 120% di quel 26%, quindi siamo al 31%, se non sbaglio col calcolo. Quindi, di fatto vado a pagare il 37% di quel reddito. In più, se non presento la dichiarazione, ho un'ulteriore sanzione che i termini di accertamento si allungano di un anno. E quindi questo solo per i redditi che non ho dichiarato. Quindi ho il 50, abbiamo detto 57% di tassazione invece che il 26%. Oltre alla sanzione minima, la sanzione fissa
inciderà molto su redditi bassi, la sanzione variabile inciderà molto di più sui redditi alti. E poi, se il conto è all'estero, ho anche l'obbligo di monitoraggio fiscale, quindi devo dichiararlo in dichiarazione nel famoso quadro RW. E anche qui ho una sanzione minima, se non lo compilo, 258 euro, più una sanzione che va dal 3 al 15% delle somme non indicate in RW. Attenzione, qui non si parla di redditi, ma di capitale. Per cui se io ho 10.000 euro, mi prendo una sanzione, anche qui di solito danno il minimo 3%, mi danno il minimo di, quindi il 3% su quei 10.000 che io non ho indicato in dichiarazione nelle reti. Anche qua, se non presento il quadro RW, ho una proroga di un anno sui termini di prescrizione. Se il paese è all'estero, è un blacklist, le sanzioni si raddoppiano sia qua che qua. E in più i termini di prescrizione, adesso ho un dubbio, ma mi sembra che si raddoppi. Soprattutto se sono in blacklist, ho l'onere della prova di dimostrare i redditi. Ce l'ho anche normalmente, però è un onere della prova molto più pesante. Soprattutto se non ho presentato dichiarazione redditi. Ma il problema maggiore, allora, lasciamo stare la blacklist, che sono pochi paesi, ma qualche worker c'è. Nel momento in cui io non ho dichiarato i crediti, mettiamo 2016, perché, beh, adesso è l'ultimo anno 2016, no, è andato in prescrizione 2014, a dicembre 31-12 andrà in prescrizione 2015, salvo che non se lo proroghino come avevano già provato di fare, a fare, perché i termini di accertamento sono il quarto anno successivo all'anno in cui presento la dichiarazione. Quindi adesso, quest'anno, nel 2020, presentiamo la dichiarazione del 2019, quindi la dichiarazione del 2019 andrà in prescrizione il quarto anno successivo all'anno di presentazione, la presentiamo nel 2020, quindi andrà in prescrizione il 31-12-2024. E quindi cosa succede? Se mi vengono ad accertare, mettiamo il 2016, io non ho dichiarato il 2016 perché mi sono fregato, perché non sapevo che dovevo dichiarare, sono stato un po' leggero, diciamo, nel mio comportamento. Già che controllo il 2016, controllo tutti gli anni aperti, controllo in questo caso 2015, 16, 17, 18, 19 sono ancora in tempo, per cui lasciano stare, per cui controllano 4 anni. E se io non ho dichiarato redditi per 4 anni, allora prima di tutto le minusvalenze non le ho dichiarate, le ho perse, per cui mi rimanderanno a tassazione solo le plusvalenze, non considerando le minusvalenze. Quindi io pago il 120% su tutte le plusvalenze di questi 4 anni. Quindi se su un singolo anno poteva essere poca roba, su 4 anni già sono 250 euro per 4, sono già 1000 euro di sanzione fissa, più le sanzioni di 120% su tutti i redditi. Ma il danno maggiore qua è che il 3% sul capitale avviene per tutti gli anni. Se poi non ho presentato dichiarazione, ci aggiungiamo un altro anno, quindi non sono più 4 anni, sono 5 anni. Quindi il messaggio è, questo non è per terrorizzarvi, ma per dire, attenzione, i dati l'agenzia entrate li conosce. Perché? Perché glielo dice il broker estero tramite il fisco del suo paese. È obbligato, per cui non può fare altrimenti. I dati il fisco ce li ha. Magari oggi non li sta usando perché siamo una soglia bassa o perché ha tante altre cose da fare, ma la dichiarazione dei redditi va in prescrizione tra 4 o 5 anni, a seconda che io la presento oppure no, e la tecnologia, 4-5 anni, farà passi da gigante. Cosa vuol dire? Che magari quest'anno non è in grado l'agenzia di entrate perché ha tante altre cose da fare, magari neanche il prossimo, ma tra 2 anni magari ci viene accertare il 2019, e già che ci viene accertare il 2019 ci accerterà anche il 2018 e il 2017.
se avevo aperto il conto. Per cui io rischio di sanzioni piuttosto alte. Spero non avervi tediato. No, assolutamente, quindi facciamo poi le nostre valutazioni. Già. Poi c'è stata una domanda un po' ricorrente che si collega un po' a quello che hai detto dall'Agenzia delle Entrate, che ovviamente adesso è operata di lavoro, però con la tecnologia che avanza. Ma chi effettua questi controlli? È davvero così preparato in materia Forex, CFD, da saper individuare eventuali omissioni o errori dichiarativi? Allora, la risposta secca sarebbe no, però vi dico come avviene, per esperienza, tutti quelli che sono rivolti a noi che hanno avuto richieste a parte agenzie entrate. Il funzionario, soprattutto di quelli di provincia, diciamo, io vivo a Piacenza, ritengo che le agenzie entrate. Di Piacenza qualcuno conosce anche perché hanno dovuto affrontare la volontà di disclosure, quindi qualcuno li conosce, conosce come avviene la tassazione, magari non è esperto di ogni minimo particolare, però conosce, ma molti non lo conoscono. E però comunque come si muovono loro? Loro chiedono al contribuente di dimostrare i suoi redditi. Quindi a questo punto siamo noi a dover dire abbiamo conseguito questi redditi con i calcoli già fatti. E a questo punto loro verificano i calcoli, poi se la cosa diciamo li aggrada, nel senso che chiedono anche le spiegazioni di come vengono fatti i calcoli, se loro rilevano che sono stati fatti correttamente, la cosa finisce lì, altrimenti procedono loro a un accertamento. Nei casi in cui il cliente non aveva chiesto, non aveva presentato dichiarazione redditi e comunque l'agenzia entrate ha chiesto, cosa è successo? È successo che in sede di contraddittorio il cliente, gli abbiamo consigliato, così hanno fatto, hanno detto mi riservo la facoltà di produrre i calcoli e di presentare una nuova dichiarazione. Così facendo, cosa succede? Ci hanno fatto fare i calcoli. Hanno presentato i nostri calcoli e quindi di fatto che cosa saremmo andati a dichiarare? Loro hanno approvato, non perché erano scritti bene, ma perché abbiamo anche altre spiegazioni, quindi hanno accettato le nostre spiegazioni. Dopodiché il contribuente ha potuto presentare una dichiarazione, la dichiarazione che non aveva presentato, e quindi ha potuto non pagare le imposte intere di cui parlavo qui, quindi il 120%, ma delle imposte ridotte a un terzo delle imposte piene. Idem per quanto riguarda il quadro R, la mancanza del quadro RV. In sostanza, i funzionari magari non è detto che conoscono, ce ne sono soprattutto nelle grandi città. Ce ne sono di competenti sicuramente. Non tutti i funzionari sono competenti, però se vengono ad accertarvi su questo, qualcosa ne sanno. Per cui una spiegazione va data. Poi bisogna comunque porre rimedio alle mancanze, se si sono poste in essere delle mancanze. Assolutamente. Allora, siamo in chiusura, Giorgio, abbiamo sforato l'ora, ma gli argomenti sono tanti, vedo che ci sono tantissime domande, quindi poi magari le potete girare direttamente a lui. Ovviamente ha già spiegato che questo è un periodo molto sensibile, quindi ha sicuramente tante richieste da comunque gestire. Chiuderei la domanda con due ultime domande. Come si fa a comportarsi da bravo cittadino e pagare le tasse regolarmente, cioè fisicamente cosa devo fare a fine anno se sono un cliente TICMIL, quindi broker con regime dichiarativo? Allora, quindi abbiamo visto, TICMIL, broker estero, regime dichiarativo, devo fare i conteggi,
delle mie operazioni di tutto l'anno e devo presentare la dichiarazione dei redditi dove vado a mettere i risultati dei miei conteggi. Qui io sono parte in causa e quindi potrei tirare al mio mulino, ma cerco di essere più imparziale possibile. Come ho detto, i calcoli possono essere complessi. È necessario fare le cose correttamente, quindi se uno non è più che certo di quello che fa, io sconsiglio il fai da te. Perché? Perché appunto poi dopo ho questa slide che mi dimostra quant'è il mio rischio. Se io voglio fare il fai da te, devo sapere però quali sono le possibili conseguenze. Se invece non mi, scusate, non mi ci voglio cimentare, non ho le competenze, non ho il tempo, potete fidarvi, scusate, potete fidarvi a noi, che noi ci siamo specializzati in questo, ormai da, non so più, 8-9 anni, non assolutamente evitato di dire 8, che forse sono già 9. E noi cosa facciamo? Noi facciamo i calcoli per voi e vi diamo già i prospetti da inserire nella dichiarazione redditi. Quindi il cliente TICMIL può, se ha le competenze, fare da sé, seguendo tutto quello che vi ho detto già adesso, obbligo di dichiarare i redditi, obbligo di monitoraggio fiscale. Se non vuol fare da sé, può rivolgersi a noi e noi gli consegniamo appunto un precompilato, cioè sono, qui vedete un esempio di come sono i quadri sono proprio come i quadri ministeriali e a quel punto il cliente può prendere questo prospetto e lo può, se è in grado lui di utilizzare il software ministeriale, ricopiare, se no lo consegna al suo commercialista di fiducia, se non ha un commercialista di fiducia può chiedere anche questo ulteriore servizio a Dichiarativo Com. Attenzione che tutto ciò che riguarda un conto trading io non lo posso mettere nel 730. Quindi se io normalmente faccio il 730 non lo posso mettere nel 730, ma devo fare proprio un modello redditi. Se io normalmente faccio 730, allora una volta si chiamava modello unico, c'era un periodo che si chiamava modello unico, perché nel modello unico io dovevo inserire tutti i miei redditi, tutto ciò che dovevo dichiarare. L'unica eccezione è il caso dell'attività di trading, dove io sono comunque obbligato a inserire tutta la mia attività di trading nel modello redditi, quindi quadro RW, quadro plusvalenze, quadro dividendi, eccetera, eccetera, e posso comunque continuare a fare il mio 730 come ho sempre fatto, dove ci metto dentro il reddito da lavoro dipendente o da pensione e tutte le spese per ottenere il rimborso. Quindi faccio due adempimenti distinti, però tutto ciò che è mondo trading deve andare in dichiarazione redditi. Se voglio posso fare tutto modello redditi, ma non sempre conviene, soprattutto a chi ha dei rimborsi molto alti, conviene fare 730 e in aggiunta il modello redditi. Mentre invece i trader professionisti che fanno solo questo faranno comunque solo il modello redditi, oppure lo faranno chi ha dei redditi che vanno a tassazione ordinaria. A quel punto non posso fare 730, ma sono obbligato a fare il modello redditi, perché ho conseguito dei redditi a tassazione ordinaria e abbiamo, se vi ricordate, erano ETF non armonizzati, esatto, ETF non armonizzati, scusate, questi ETF non armonizzati o ETF armonizzati e interessi per scelta. Questo perché? Perché se io ad esempio non ho altri redditi, ma ho, che ne so, detrazioni per spese mediche, assicurazioni, familiare carico, ristrutturazioni, se io non ho altri redditi, le perderei.
mentre invece mandando la tassazione ordinaria, cosa succede? Compenso quelle certificazioni, pardon, quelle detrazioni e quindi riduco la mia tassazione. Ci sono addirittura dei trader un po' più scafati, più attenti alla fiscalità, che vanno apposta a cercarsi dei redditi da mandare a tassazione ordinaria, ad esempio comprando dei ETF che hanno lo stesso sottostante, sullo stesso conto non si può fare, però su conti diversi sì, o comunque se faccio lo stesso conto prendo degli ETF che seguono, degli ETF differenti ma che seguono lo stesso sottostante. Quindi non mi interessa in che direzione va l'ETF, ma io prendo una posizione long e una short. L'importante è che si discosti dal prezzo di acquisto. Quindi a fine anno io chiudo la plusvalenza che andrà a tassazione ordinaria, che poi compenso con le spese mediche, le spese di ristrutturazione e quant'altro. Quindi riduco la tassazione lì. Dall'altra parte, la posizione che invece mi ha generato una plusvalenza, una minusvalenza, scusate, mi va qui dentro, quindi mi riduce le plusvalenze da azioni più, cioè da valuta. Questo è un esempio tipico di ottimizzazione che molti trader fanno. Bisogna avere un po' più di esperienza, un po' più di capitale anche, però questo non si può fare con i CFD, però si può fare con altri strumenti. È comunque una di quelle ottimizzazioni che si può fare con un conto dichiarativo piuttosto che un conto in regime amministrato. Perfetto. Mi sono dilungato molto. No, no, assolutamente. Ci sono ancora tantissime altre domande, ma troppo abbiamo sforato l'ora ed è impossibile rispondere a tutte. Io però, vedete già nella slide in fondo che c'è un'email info@dichiarativo.com. Poi domani, tra l'altro, riceverete, domani credo sì, massimo dopodomani, l'email con la registrazione. E in più anche uno sconto per aderire ai servizi di dichiarativo.com, quindi esclusive per i clienti di TIC1000. Tra l'altro, per rispondere a una delle domande sul regime dichiarativo, noi di TIC1000 vi rilasciamo un, diciamo, certificato, uno statement con il vostro resoconto annuale, quindi andiamo a includere anche i costi di swap e quant'altro, quindi poi ricevete quello, dovete soltanto richiederlo e ve lo prepariamo, così poi potete facilitare un po' la vita sia al commercialista che E anche attenzione, attenzione che gli swap negativi non siano considerati. nel... Perfetto, sì, vengono comunque Ok, calcolati sono qua. non detraibili, Non esatto. detraibili. Perfetto, per il resto, quindi riceverete anche la registrazione. Spero che questo webinar vi sia stato utile e che abbia un po' risolto un po' quei problemi, quei dubbi che abbiamo sulla fiscalità. E poi, vi ripeto, per il resto potete chiedere a Giorgio comunque informazioni inviando l'email a info@dichiarativo.com. Grazie Giorgio per questa più di un'ora, per tutte le informazioni davvero preziose. Ci sono stati tantissimi iscritti, anche i partecipanti hanno comunque resistito fino ad adesso, nonostante non sia così un diciamo, tema che noi trader amiamo particolarmente, però veramente la conduzione è stata molto esemplare e risposto alle domande in maniera molto esaustiva. Grazie quindi per il tuo tempo. Grazie ai trader che ci hanno seguito, grazie ancora a TIC1000 della sensibilità nel voler dare ai propri clienti la conoscenza anche di questo aspetto che ritengo importante, ritengo che tutti debbano almeno conoscere come sia la fiscalità, poi dopo ognuno si regola per sé. Perfetto, grazie a tutti e vi auguro una buona serata. Buonasera.